Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Siamo insieme oggi per una preparazione tipicamente estiva. Vado a preparare un piatto che può essere, è un piatto molto versatile, può essere tranquillamente un antipasto come può essere in una giornata calda un piatto unico. Andremo a preparare insieme degli involtini di melanzane alla mia maniera. Andiamo a vedere insieme gli ingredienti di questa ricetta. Allora, partiamo dalle melanzane. Io per motivi di tempo le ho già grigliate, per cui come potete vedere ho scelto, ecco, questo ve lo consiglio anche a voi, scegliete delle melanzane non enormi, così saremo sicuri che dentro non ci saranno molti semi, vedete queste come sono belle bianche, e tagliate la melanzana a fette spesse, oltre mezzo centimetro, in maniera tale che poi noi quando andremo a mangiare l'involtino sentiremo la polpa, non sarà una melanzana troppo sottile. Io adesso vedete piccolissime quantità, però poi dopo in info box vi elencherò gli ingredienti per 4 persone. Abbiamo bisogno di olive nere denocciolate che andremo a tagliare a fettine. Abbiamo bisogno di filettini di acciughe, e questi sono sempre i soliti filetti che io faccio da me, e questi sono, diciamo, messi con olio e peperoncino, preparati con olio e peperoncino. Poi abbiamo bisogno di formaggio spalmabile, abbiamo bisogno di qualche meraviglioso pomodorino datterino, sono dolcissimi, un pochino di rucola che accompagnerà comunque il nostro piatto, olio e sale, niente di più. Iniziamo la preparazione andando a prendere una fetta di melanzana, la poggiamo così sul nostro tagliere, andiamo, veramente è un piatto velocissimo, quando non abbiamo molta fame, molto appetito perché fa caldo. E quando soprattutto andiamo a, diciamo, vogliamo fare mangiare un piatto fresco e unico, questo è un piatto che può essere veramente l'ideale. Vado a spalmare semplicemente all'interno della melanzana il formaggio spalmabile. Come vedete non ho messo sale. Perché non ho messo sale? Perché andremo a mettere la nostra acciughina all'interno. Quindi sappiamo tutti che l'acciughina è già salata e io la metto intera, così in questo modo. Poi vado a prendere le olive, le vado a tagliare a rondelline. Come vedete non ho preparato una farcia, preferisco che all'interno di questi involtini tutti gli ingredienti si possano distinguere l'uno dall'altro veramente. E ora semplicemente vado ad arrotolare. Ecco qui, vedete come tiene bene? Non c'è assolutamente problema, non c'è bisogno di stecchino, non c'è bisogno di spiedino, di nulla. Quindi uno a uno adesso li vado a preparare tutti. Ecco qui, vedete com'è semplice? Sono veramente molto semplici e freschi. E soprattutto, vedete? A questo punto siamo pronti per preparare il piatto. Vi avevo detto che sarebbe stato un piatto velocissimo, realmente è velocissimo. Andiamo a disporre un pochino di rucola sulla base del nostro piatto. Andiamo a tagliare i nostri meravigliosi pomodorini dolcissimi, semplicemente a metà. Perché comunque daranno sia quella nota di dolcezza al piatto che non guasta e sia quel tocco di colore che a me piace tantissimo, il contrasto proprio dei colori in questo modo. Poi andiamo a disporre i nostri involtini di melanzane. Possiamo mettercene tranquillamente tre perché sono, volendo fare un piatto unico, sono davvero una buona porzione. Poi se volete abbondare ne potete mettere, diciamo, anche il quarto o di più. Vado a mettere un pizzichino di sale, ma solo così sulla rucola, sulle foglioline di rucola. Evito di metterlo sulle melanzane. Un filo di olio a crudo, extravergine, anche leggermente così. E il nostro piatto è pronto. Ve lo metto qui davanti. Bene, che cosa dire di questo piatto? Io trovo che sia proprio ideale per questa stagione. Trovo che sia
veramente semplice, veloce, economico, il che di questi tempi non guasta, e molto molto gustoso. Detto questo, io andrò a gustare questo piatto e vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto, a condividere il più possibile le mie video ricette su tutti i social che avete a disposizione. Ciao a tutti e un bacio grande da Rita.